raga, sono già arrivati gli ospiti. Già, sono arrivati giusti. Cioè, sento che gli metto le sedie. Sbardo 95 e Astro Victor. Ciao raga. E sono le 15 spaccate. Ti sei preparato mentalmente allora? Allora, il gioco delle tre carte è famosissimo. Sì. Solo che io lo faccio con due perché tre sono difficili da seguire. Okay. Ok. Perché sono troppo stupido. Sì, cioè, quando ho spettatori di un certo calibro lo faccio con tre. Quando... ci sta, dai, ci sta. Apprezzo. Comunque, tieni le mani così, come una pinzetta, speriamo di non flashare la telecamera. No, una pinzetta per capelli, bravissimo. Ok. No, ti mostro una carta, questa che carta è? L'asso di picche. Ok, questo è un asso di picche, anche per voi che seguite la live. Si vede, sì. E ora io ti metto l'asso di picche qui e ti chiedo se scommetteresti dei soldi che fra le tue mani c'è l'asso di picche. Beh, sì. Sì? Sì. Faresti bene ovviamente perché ti ho dato l'asso di picche, no? Chiaramente certo, l'asso di picche. Mi sembra giusto. Ora però complichiamo un po' il gioco. Okay. Dovrai seguire due carte, non più una sola. Ok. L'altro asso nero, quello di fiori. Quello di fiori. Che vado a mettere sotto così l'asso di picche. Ok. Prendo l'asso di picche. Sì. Così. E attento perché ora mi muoverò velocissimo, cercherò di scambiarli. Okay. Cioè cercherò di scambiare l'asso di picche con l'asso di fiori. Ok. Semplicemente al mio 3, tieni salda la presa, 1, 2... 3. Okay. Secondo te li ho scambiati? Sì, può essere. Quindi ora sopra c'è l'asso di picche o l'asso di fiori o l'asso di... Allora, prima c'è l'asso di picche, quindi sopra c'è quello di picche e sotto c'è quello di fiori. Ok, quindi tu scommetteresti così? Io scommetterei così. Però vorrei dirti di non scommettere mai con un mago, okay, soprattutto nel mio livello. Perché? Perché potrebbe andare a finire male, perché rivela un po' la chat. Nelle tue mani ci sono le due resine. Fulatissimo, bro. Hai perso tutto. Hai fatto bene a non giocare a Parigi se non ne uscivo per strada. Qua. Protagonista. Sì. Sì. Un uomo. Un uomo. Un uomo. Un uomo è il protagonista. Cose. La sua genialità. Ok. Genialità. Luogo in gran parte in carcere. È una serie o un film? Film? È un film. Un uomo genialità. Avevi già pensato a Prison Break. Sì, perché so che ti piace anche un botto. In carcere. Ma è un film che abbiamo nominato prima. I commenti. È un film che abbiamo nominato prima? No, già nominato, no? Ok, perché viene tra l'Ali della Libertà. No, non si poteva stare. Okay. Allora, è un uomo. Aspetta, la città carcere? La maggior parte del tempo è in carcere. Lui in realtà non ha fatto niente. No, vabbè, cazzo, sei un assassino. Sì, è che non mi ricordo. Allora, ti descrivo. Non sa il nome. È sempre il problema è il nome. Allora, aspetta. Se voglio vedere. Capisce, aspetta. Allora, aspetta, devo trovare il nome. È giustizia privata. Sì. Merda, bro, assurdo. Bellissimo. Aspetta che c'è qualcuno che ha comprato. Grazie mille Simone per i 15 stickers. Non ti porti mai qualcosa da casa, tipo a pranzo sì. Molto spesso mangio riso e pollo perché sennò bro sento obeso. E poi stai sempre fermo praticamente. Infatti di sera vado a fare una camminata. Gli esercizi li fai qua? No, ma bro non ho la forza. Io ero partito che dicevo prima o poi li farò, ma è impossibile. Ma oggi sono qui per insegnarvi un nuovo gioco di magia. Cioè sono venuto fino qui solo per insegnarvi un nuovo gioco di magia. Quindi a brevissimo passerò la videocamera da Hyde che filmerà prima la performance e poi il tutorial. Una presa abbastanza salda e quando lo spettatore darà un colpo, in automatico sradicherà tutto il mazzo di carte. Sì, però non devi tirare una fucilata. Mi ha costretto a dirlo. Ringrazio Hyde per avermi filmato. Grazie a te, bro. E niente. Buon apprendimento. Come hai conosciuto Hyde? Vai. Hyde, mi sa che avevamo rispettivamente... forse più iscritti io di lui ai tempi. Secondo me sì. Tipo si parla di 3.000 e 2.000. Sì, esatto. Una roba del genere. E vabbè, questa roba la raccontiamo sempre che praticamente un giorno quando gli avevo scritto per insomma metterci, parlare un attimo dei contenuti che facevamo, gli ho chiesto, boh, possiamo parlarci, mi ha detto, possiamo parlare anche su WhatsApp se vuoi. Ti do il mio numero ma non darò a nessuno con la faccia quella così. Che coglione. Raga, per farvi, cioè questa è l'immagine di quanto Hyde abbia poco tempo. Vai. Ha un tablet nuovo di pacca e usa YouTube al browser. Bro, per scaricare l'app ci vogliono 2 minuti. No, bro. Nei momenti in cui non faccio cose legate al muro non posso usare la tecnologia. Hey Siri, chi ha comprato la Juventus?
piacere. Ringraziamo Sbard. Adesso, raga, io lo accompagno. Poi dopo vado a prendere la cena, torno, mangio qua. E niente, ricordiamoci che l'obiettivo di oggi è ambizioso, 60.000, quindi mancano ancora 2.000 sticker, che sono tanti, ma piano piano ce la possiamo fare. E basta, poi stasera faremo anche live su TikTok, cercheremo un po' di spammare robe, vediamo. E mi raccomando, raga, se dovete prendere degli stickers, fatelo, così arriviamo a 60.000 e tocchiamo uno degli obiettivi più importanti e siamo molto vicini al traguardo. È lì che regali? No, a 70.000, però dopo da 60 a 70 c'è quella... Dobbiamo arrivarci, sarà... Magari ci vorranno 4 giorni per dire, anche 5, però dopo ci siamo. Boh, ciao raga, dopo. Ciao raga.